Ciao a tutti. Uno dei miei, fra virgolette, vizietti è quello di tenere sempre in macchina una cannettina da pesca. Qualsiasi sia la situazione, io ho sempre una cannettina da pesca in macchina. Deputata a questo scopo è la Daiwa Samurai da 150 cm, una canna da spinning che lancia 3-15 grammi, è molto morbida, con il suo bel Daiwa Ninja da 1000. È armata di quello che serve per lanciare in qualche pozzettina di qualche torrente che costeggiano le strade, e quindi quando io, passando con la vettura, vedo dei torrenti interessanti che abbia anche solo 10 minuti, due lanci al volo li vado a fare. Il rotantino è sempre l'esca d'eccellenza per queste condizioni, per i torrenti di montagna, quella che, a parte il freddo, a parte condizioni particolari, ti permette quasi sempre di andare a sondare in profondità, in superficie, le buche. E quindi dai, ho 10 minuti di tempo, veramente due lanci al volo, sta anche chiamando temporale su in cielo, quindi bisogna darsi una mossa. Passiamo subito a un misura 2 perché la corrente è veramente importante.
Beh, per me time up, però la soddisfazione veramente, per me una delle soddisfazioni più grandi della pesca è quando passando per caso vedi un torrente e dai una cannettina con te, provi a fare due lanci e ci trovi dei bei pesci, perché è veramente fantastico l'incontro con la natura, anche occasionale, come può essere una cosa non programmata. Di solito si ha questa percezione che l'uscire a pesca sia qualcosa che richiede tantissimo tempo, bisogna avere la giornata libera, non bisogna avere impegni, ma nell'ottica giusta, con una cannettina leggera, si può veramente sfruttare quei 15-20 minuti di pausa quotidiana che uno può ritagliarsi sempre per fare due lanci, scoprire posti nuovi, dove poi magari tornare ad approfondire. Devo correre per oggi, è tutto, tra l'altro. Non so come mi presenterò poi da chi mi aspetta con i pantaloni lavati, ma lo devo fare. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.